ma ci sono due curve che posso magari accelerare un pelino di più. Ciao amici, benvenuti in questo mio nuovo video. Sicuramente lei la conoscete già bene, non so se avete già visto il video, nel caso vi lascio il link qui sotto. E lei invece è una BMW M4 di un mio amico che tra pochissimo vi presento. È pellicolata anche lei e adesso andiamo a vedere tutte le differenze e le andiamo anche a provare per valutare la differenza effettiva tra M2 ed M4. E per l'occasione, voilà! Meglio, vero? Come vi dicevo, è una BMW M4 dell'anno 2017, non è ancora versione competition, quindi si può confrontare molto bene con la mia e neanche questa è nata di questo colore, logicamente è nata Mineral Grau. È stata pellicolata sempre a DSV e adesso ve la faccio vedere un po' più nei dettagli. Essendo la sorella maggiore dell'M2, pesa un pelino di più, ma parliamo solo di 2 kg. 1497 kg rispetto ai 1495 kg, quindi è molto molto leggera per essere sorella maggiore. E parlando di dimensioni, è ben 20 cm più lunga e 3 cm più bassa. Anche lei logicamente monta dei cerchi in lega da 19, ma in questo caso ha montato un optional molto 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 figo, che sono i freni in carboceramica, che secondo me vale la pena, togliendo un po' il costo, però dopo li proveremo anche su strada. Il bagagliaio è molto spazioso, sono 445 litri, infatti ci sto bene dentro, contro i 390 litri dell'M2. Come la mia, anche lei è stata interamente wrappata, sempre a DSV Avimercate, interamente di verde anche negli interni porta, quindi è come se fosse verniciata anche questa qua, lavoro pazzesco. Anche in questo caso parliamo di un 6 cilindri linea ma biturbo, eroga 431 cavalli, quindi ben 61 cavalli in più rispetto alla sorella minore, all'M2, e sviluppa 550 Nm dai 1850 giri fino ai 5500 giri e raggiunge 100 km orari in ben 4 secondi e 1. E adesso andiamo a conoscerla internamente. Sedili sono molto più simili all'M2 Competition, quindi non uguali ai miei, sono più a guscio e devo dire che sono molto molto comodi. Mi ritrovo un po' più alto rispetto all'M2 e riesco a vedere un po' di più il muso e devo dire che è molto molto comodo. Anche in questo caso qua il proprietario ha scelto il cambio robotizzato, molto molto simile al mio e velocissimo. Paddle shift anche al volante come la mia. Console centrale invece più o meno identica alla mia, quindi tasti rapidi, touch, climatizzatore, monitor, sempre a portata dei ladri come vi ho detto nell'altro video, che ormai sono molto tentati, si deve stare molto attenti a lasciare la macchina in giro perché questo lo rubano e non è ripiegabile. Devo dire che la macchina è molto molto più spaziosa e molto più comoda della mia. Questi 20 cm in più di lunghezza si sentono molto sul dietro e devo ammettere che secondo me un viaggio si può fare tranquillamente anche dietro, pur essendo alti. A questo punto è arrivato il momento più divertente, sicuramente per me, spero anche per voi, quindi andiamo a provarla insieme. Come sempre, essendo una prova su strada, rispetterò i codici stradali, quindi non mi interessa andare forte, poi se ci sarà l'occasione la proverò in pista. Quello che voglio sentire, che non ho ancora mai provato bene un M4, è la differenza rispetto alla mia Kelly. La sto inseguendo,
perché il proprietario del M4, che dopo vi presenterò, la sta provando e vorrò sentire anche a lui cosa sente di differenza. Posizione di guida, come dicevo prima, solo un pelino più alto, però è sempre molto molto comodo, il sedile è molto comodo e sto usando il paddle shift al volante, quindi ho messo già in modalità manuale così per assaggiare il cambio, la velocità del cambio. Andiamo, scaliamo, c'era un pelino, molto veloce e devo dire che non strappa neanche tanto, quindi molto molto buono. Volante identico alla mia, sentiamo un po' il feeling. Macchina, devo dire che così a primo impatto sento un po' di differenza anche sul dritto, solo toccando lo sterzo è un po' meno sensibile, un po' meno diretta della mia. La mia, appena tocchi, la macchina punta dentro. Può essere anche la differenza di carreggiata, perché la mia, essendo quei 20 cm più corta, è un po' più direzionale e la macchina entra in curva più velocemente, ma allo stesso tempo, essendo più corta, cosa fa? La macchina ti scappa anche più velocemente. E se uno la vuole usare in pista o vuole farci sempre in uso pistaiolo qualche traverso, questa qua in teoria ha anche meno l'effetto pendolo. L'effetto pendolo è quando ti parte una parte e poi ti parte all'altra. Questa qua lo fa un po' di meno la seconda parte. La mia è un po' più nervosetta, quindi si stare un po' più attenti. Andiamo a livello pratico. Risposta del gas, così anche andando piano, devo dire la verità che i cavalli si sentono e soprattutto la doppia turbina che manca all'M2 normale. Infatti la Competition, come gli appassionati sapranno, ha montato il motore della M4 con meno cavalli, ma l'M2 Competition nuova ha due turbine con 410 cavalli. Infatti secondo me è il top del top. È tutto molto abbastanza simile, la console centrale come abbiamo visto prima è molto simile, ma qualche comando diverso e forse anche di più. Si può regolare il cambio, la velocità di cambiata, che sull'M2 mia non si può, ha tre regolazioni diverse, quindi lento, confortevole, sport e sportivissima, per avere un cambio molto aggressivo che magari in un uso quotidiano dà fastidio perché è troppo veloce e non serve anche a semaforo così, quindi magari si evita. Volante, come abbiamo visto prima, anche questo è identico al mio, però ha dei bottoni in più rispetto al mio M1 e M2, che mi sono fatto spiegare prima da Davide, il proprietario, che schiacciando M2 due volte lo puoi impostare come vuoi. Lui in questo caso qui ha messo tutto in modalità sportiva, il cambio alla seconda velocità, ha tolto in modo parziale i controlli di trazione e ha messo tutta la risposta dell'acceleratore massima. Sentiamo un po' la macchina com'è, rispettando sempre i limiti. Acceleriamo un pochino. Devo dire che la coppia, purtroppo lo sapevo, è diversa, ha più potenza, è più pronta e si sente quella turbina che spinge, che mi manca. Vorrei la M2 Competition, però ha dei costi molto molto superiori anche come gestione, quindi è un po' quasi come un M4. Handling della macchina buono, anche se sempre per strada, si sente che è più grossa, non più pesante, perché la macchina è 2 kg più leggera, come dicevamo prima, però si sente che è più grossa e ti dà quella stabilità, quell'impressione che abbia quel qualcosa in più come stabilità complessiva, però è meno agile, quindi la mia è, ti dà quell'input che dici ho la macchina sportivissima per l'uso quotidiano. Anche questa qua è più, permettetemi il termine, più una barca rispetto alla mia, anche se stiamo parlando di non supercar ma di top car, macchine che belle entrambe, che come saprete già se avete visto il mio video sull'M2, quello che mi sono sempre lamentato sulla mia
è che le manca il motore per la macchina che è, perché è un telaio buonissimo, però ha quel motore che forse non è ai livelli di questa qua. Per tutti i tasti centrali invece sono molto più a portata della mia, sa che sono un pelino più indietro ed è molto, tutto molto molto semplice. Poi quello cambia da annata a annata, sta qua essendo di un anno prima, ha delle cose che magari non sono ancora a livello tecnologico come la mia, perché la BMW comunque ogni anno che si va avanti aggiungono sempre quelle piccolezze lì per rendere la macchina un po' più nuova. Qua ci sono due curve che posso magari accelerare un pelino di più. Continuo a dire, è bella, 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 bella. Bella, bella, bella. Andiamo a vedere un po' i consumi invece. Andiamo a cambiare un po', qua se sono capace di cambiare. 335 km, 14.7 litri ogni 100 km. Ma sinceramente non so come l'abbia usata, quindi non posso ancora fare paragoni. La mia, ve l'ho detto, consuma davvero tanto, forse troppo per la macchina che è. Mi aspettavo un po' di meno, ma non penso che questa sia tanto di meno. A livello complessivo devo dire che la macchina mi sta piacendo molto nell'uso stradale, si sente che è più grossa e ti dà quel comfort in più. La sportività forse te ne dà di più l'M2 mia, che è un po' più agile, un po' più diretta, ma comunque è una grande grande macchina. Vedremo se un giorno mi capiterà di provarla in pista, vedendo come si comportano in uso sportivo, confrontandole magari nella frenata, nelle entrate di curva, nei curvoni veloci, così a capire bene le differenze. Test drive è finito, l'ho provata bene, non troppo, la proverò in pista magari se il buon Davide me la farà provare. E come promesso, lui è Davide, il titolare di DSV Wrapping, dove ho wrappato la mia M2 e dove è stata wrappata pure l'M4, e proprietario dell'M4. Come ti è sembrata l'M2? Perché ti ho visto che eri davanti a me. L'M2 è un gran bel mezzo, probabilmente molto più versatile della mia, nel senso che i pesi sono molto più bilanciati, però a livello di cavalleria forse un pochino carente, soprattutto ai bassi, dove invece l'M4 col discorso del biturbo... E non hai ancora visto l'onboard, perché ho detto le stesse identiche cose, quindi adesso lui rivedrà il video. Fantastico. E si rivedrà nella mia parte onboard. Quindi direi per questo video è tutto. Lasciate nei commenti la vostra opinione, se preferite l'M4 o l'M2, tralasciando i costi, che quella lì è un po' più costosa. Però scrivete M2 o M4. Vi lascio pure il link di Davide della DSV Wrapping, se avete bisogno di qualsiasi wrap, vetri oscurati, qualsiasi cosa, trasparenti. E ricordatevi di seguirmi su Instagram Federico_Leo88, se volete rimanere aggiornati sul mio canale YouTube attivate la campanella qui sotto. Ci vediamo al prossimo video, ciao.